E se ti dicessi che negli anni 60 la gara Nintendo era una sporcacciona? Salve nerdaccioni e benvenuti nell'Osteria dei Nerd. Oggi andiamo a vedere 5 curiosità sulla casa Nintendo. Probabilmente molte di queste già le conoscerete, ho voluto selezionare un po' quelle un po' più sconosciute, diciamo, e anche un po' più interessanti. Piccole perle per continuare la mia rubrica di 5 curiosità. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere. Nintendo è nata nel 1889 a Kyoto e nasce con il nome di Nintendo Koppai. A quei tempi la grande N era specializzata in giochi di carte, specificatamente nel gioco Hanafuda, un tipo di gioco che ritraeva illustrazioni floreali, ma divenne famosa grazie alla creazione della Nintendo Cup, un torneo di carte che come scopo aveva di pubblicizzare i prodotti della Nintendo Koppai. Però il grande successo a livello globale avvenne grazie alla partnership con Walt Disney, creando un gioco di carte su licenza Topolino & Co. Infatti, nel 1962, con l'aumento dei profitti e la volontà di espandere il marchio Nintendo, portarono la società a voler cambiare il nome in Nintendo Co. Ltd., più semplicemente nota come Nintendo. Progetti molto difettosi. Negli anni 60 Nintendo stava lavorando su diversi settori, tra cui la creazione di Daia, una compagnia di taxi, un'attività molto remunerativa in principio. Purtroppo in seguito vennero a galla vari problemi con il costo del personale, ma soprattutto con i sindacati dei lavoratori, che portò alla chiusura di questo progetto. Inoltre Nintendo creò un canale satellitare e una compagnia di cibo istantaneo, precisamente cibo precotto. Ma l'idea più bizzarra è la creazione dei Love Hotel, una catena di alberghi adibiti alla copulazione. Stizzozzoni! Nintendo la copiona! Il plagio nei confronti di Lego da parte di Nintendo avvenne nel 1968, dove creò la NNB, una copia in plastica dei mattoncini Lego, con la differenza di avere i bordi più arrotondati. Lego fece causa a Nintendo per furto di proprietà intellettuale, ma non fu questo il motivo che chiuse la NNB, ma per la qualità dei prodotti scadenti, che nonostante fossero spopolati in Giappone, la qualità Lego con il tempo convinse il popolo giapponese, smettendo di acquistare gli NNB Block. Questo progetto restò in piedi per meno di 10 anni, e verso la fine degli anni 70 vide la chiusura definitiva, salutando per sempre la NNB. La croce direzionale, che ormai sta in ogni joystick, la dobbiamo grazie a Nintendo. Specificatamente il D-pad, che venne ideato nel 1982, mentre era al lavoro sulla linea Game & Watch. Infatti, volevano un sistema di controllo che fosse comodo e che permettesse di avere maggiore controllo per il loro prossimo prodotto, ovvero Donkey Kong. Quindi venne l'idea di creare una croce con i quattro vertici che rappresentavano in modo chiaro i quattro movimenti possibili. Da qui anche altre case optarono per la croce direzionale, ma nessuno è uguale a quella Nintendo, semplicemente perché è protetta da copyright. E voi, l'avevate mai notata questa differenza? Se siete dei Nintendari dei primi anni 90, non potete che non ringraziare la cara Sony, più precisamente Ken Kutaragi, almeno per quanto riguarda le bellissime canzoni in 16 bit, che ci restano in testa tuttora. Infatti Kutaragi, prima di essere il fondatore dell'era PlayStation, era un semplice dipendente Sony, che senza il consenso della società giapponese, lavorò ad un chip che migliorasse le performance sonore delle console all'epoca sul mercato. Purtroppo all'epoca Sony non era convinta per nulla del mercato videoludico, però Kutaragi non demorse e grazie alla creazione del chip SSMP convinse Sony a creare la partner con Nintendo, che poi portò alla concezione della Nintendo PlayStation, che alla fine però non venne mai alla luce. Ma questa piccola storia portò alla creazione di PlayStation, di cui Kutaragi fu presidente più che meritatamente. Queste sono 5 curiosità sulla grande N, la casa Nintendo. Quanti di queste conoscevate? Alcune anche piccanti, diciamo. Quella di Love Hotel io non la sapevo decisamente. Quando l'ho vista mi sono ammazzato dalle risate. Però fa molto capire che non bisogna mai smettere di sognare, perché prima o poi si potrebbe arrivare ad avere un successo enorme. L'importante è sempre impegnarsi. E Nintendo è un grande esempio di questo concetto. Se vi è piaciuto il video, nerdaccioni, lasciate un like, iscrivetevi e mettete anche un bel commento con la curiosità più interessante. Dall'Osteria dei Nerd è tutto. Un saluto!